Ciao a tutti da Sonia, bentornati su Speziata. Oggi vi propongo la frittata di spaghetti. È un modo per riutilizzare della pasta che ci è avanzata. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono. 200 g di spaghetti al pomodoro, 3 uova, 20 g di grano parmigiano grattugiato, 70 g di mozzarella tagliata a cubetti, un cucchiaio di prezzemolo tritato, sale, pepe e 3 o 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Cominciamo la preparazione ponendo le uova in una bowl di vetro, quindi le battiamo leggermente e le condiamo con sale e pepe. Uniamo il parmigiano grattugiato, il prezzemolo, che a piacere potremmo sostituire con del basilico. Mescoliamo. Quindi uniamo gli spaghetti. Amalgamiamo bene il tutto ed infine aggiungiamo la mozzarella. A questo punto passiamo alla cottura, quindi scaldiamo 3 o 4 cucchiai d'olio extravergine d'oliva in una padella, possibilmente antiaderente. Versiamo all'interno il composto. E mescoliamo in modo da far rapprendere l'uovo. Quindi abbassiamo la fiamma e cuociamo per 5-6 minuti a fiamma moderata. Trascorsi 3 o 4 minuti giriamo la frittata aiutandoci con un coperchio o con un piatto. Quindi la versiamo nuovamente all'interno della padella. Se necessario aggiungiamo un filo d'olio e continuiamo la cottura per altri 3 o 4 minuti fino a quando si sarà completamente dorata. Una volta che la frittata è pronta la togliamo dal fuoco e la lasciamo scivolare su un piatto. La nostra frittata è pronta, a piacere possiamo sostituire la mozzarella con scamorza o con vari tipi di formaggio e possiamo arricchirla con salumi tagliati a cubetti. Ciao a tutti da Sonia e alla prossima video ricetta!